Ciao a tutti ragazzi, io sono il Poro Michele e oggi torniamo a parlare di Smash. Quanto tempo, eh? Questo perché ridendo e scherzando, l'arrivo del secondo lottatore DLC del Fighter's Pass è sempre più imminente, anche se ancora non sappiamo con certezza la data. The Hero di Dragon Quest, anzi Erdrick, è infatti stato annunciato a sorpresa, anche se lo sapevamo un po' tutti, in apertura del Nintendo Direct delle 3 2019. Così come accadde per Joker, la release date è stata inserita all'interno di un generico arco temporale, ovvero estate 2019. Visto che siamo alle porte di agosto e dell'eroe non c'è ancora traccia, è lecito aspettarsi un annuncio nel breve periodo che porti con sé l'arrivo del nuovo personaggio e magari anche una bella major update. Inutile dire che i rumor e i fake leak si stanno sprecando, però sono incappato in una notizia quantomeno interessante che secondo me vale la pena di essere discussa. Mi raccomando, vi aspetto nei commenti a fine video e intanto lasciate un like e iscrivetevi al canale se siete nuovi. Iniziamo! Ad aver rivelato la possibile data di pubblicazione non sarebbe stata una delle solite sviste di Nintendo, nello sporco lavoro di un insider chiacchierone, ma bensì la pubblicità affissa fuori ai 7-Eleven. Per chi non lo sapesse, i 7-Eleven sono una catena di mini market molto popolare in Giappone, che rientra nella categoria dei combini, dei piccoli negozi diffusi ovunque, ne incontrerete circa uno ogni due passi, dove comprare qualsiasi cosa a qualsiasi ora. Bene, in questo cartello pubblicitario in realtà non c'è scritta una data precisa e se la metà di sinistra sponsorizza l'uscita di Fire Emblem Three Houses, quella di destra ricorda nulla di più, nulla di meno, quello che sappiamo sul nostro eroe e sulla sua uscita estiva. Si cela in alto a destra un dettaglio però che ha scatenato la curiosità di molti. Infatti viene indicato come termine di scadenza e rimozione della pubblicità il 4 agosto 2019. Potrebbe significare che dopo quella data questa pubblicità non avrà più senso di esistere perché sarà già uscito Erdrick o magari sarà stata comunicata la data ufficiale. Certo, nulla vieta di pensare che a questa pubblicità ne potrebbe seguire un'altra, sempre generica, magari non condivisa con Fire Emblem, ormai lontano dalla settimana di lancio. Però è interessante notare come il 4 agosto in realtà sarà una data molto importante per la community di Smash, perché proprio in quel giorno si svolgeranno le finali di Ultimate all'Evo 2019, il torneo di esports più importante al mondo. Nintendo e Sakurai potrebbero sfruttare l'occasione per un annuncio in grande stile e magari un'uscita immediata per cogliere di sorpresa tutti quanti. Chiariamoci, come ipotesi non fa una piega, però nonostante l'apertura di Nintendo verso la scena competitiva, non so se la casa di Kyoto e il buon Masahiro Sakurai siano pronti a riconoscerle tanta importanza associando definitivamente la loro creatura ad un evento di esports. Comunque, io sono curiosissimo di provare The Hero, anche perché sembra finalmente uno Swordy che si differenzia dal gameplay di tutti gli altri spada muniti, ed è un bene che Dragon Quest abbia un rappresentante curato nei minimi dettagli e coerente con il materiale di origine. E voi? Attendete questo DLC? Oppure l'annuncio di Banjo vi ha fatto scordare definitivamente di Erdrick e tutte le sue skin? Vi aspetto nei commenti, io sono il Poro Michele, dal Combini, ciao!